conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste. Qui con Federico TV siamo con Lello Savonardo, direttore dell'Osservatorio Giovani della Federico II. Che cosa ci può raccontare di questo evento e soprattutto della sua partecipazione a questo evento? Beh, credo moltissimo nella grande risorsa che i giovani rappresentano a Napoli. Credo che con la loro creatività, i loro linguaggi espressivi riescano sicuramente ad essere un importante punto di riferimento dello sviluppo territoriale, culturale, artistico, sociale ed economico del territorio, per cui ben vengano iniziative come Giugno dei Giovani, come il Clan degli Artisti, che mette in evidenza quante risorse creative e artistiche vengano proprio dal mondo giovanile, dall'universo giovanile, e quanto incanalando, indirizzando e orientando queste risorse si possano sviluppare occasioni non solo aggregative come queste, ma anche, diciamo, di richiamo culturale, di impegno sociale. Cosa ci può dire invece di quello che verrà presentato stasera sul palco, cioè della sua presenza qui fisica a questo evento? Sì, io sarò in giuria per selezionare le migliori band che si esibiranno stasera. Credo che chiaramente, diciamo, come coordinatore artistico di Radio F2, come docente di sociologia della musica e anche musicista, possa in qualche modo dare un contributo in tal senso, anche se credo che tutte le band che saliranno su questo palco sono straordinarie per la loro forte motivazione e per la loro capacità di presentare sul palco se stessi e le loro forze creative. Grazie mille, noi la salutiamo e buona serata e buon giudizio soprattutto. Grazie al Clan degli Artisti. Sicuramente, è tutto. Non so che fare tu, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star.